Non importa quanto bene crei il tuo store, non importa neanche quanto veloce è la spedizione che offri al tuo cliente. La cosa che importa più di tutte e che caratterizza il tuo possibile successo o fallimento nel dropshipping è il prodotto che vendi. Te lo dico perché questa è anche una delle componenti più complesse e difficili quando parti da zero e che porta la maggior parte dei nuovi dropshipper al fallimento. Nonostante ciò, negli ultimi 5 giorni ho investito gran parte del mio tempo per cercare io al posto tuo i migliori prodotti da vendere in questo esatto momento. E ti ho stilato una categoria di 10 prodotti vincenti ad altissimo potenziale che ti vado a rivelare nel video di oggi. Ciao, sono Samuele, benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci, io sono il fondatore di dropshippingkids.com, dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Nel video di oggi ti faccio vedere 10 prodotti vincenti di categorie diverse e che puoi vendere con budget differenti. In questo modo l'obiettivo è quello di fornirti almeno un prodotto che puoi prendere, sul quale andare a creare il tuo store per lanciarlo con possibilmente degli ottimi risultati. O se non altro, ho fatto io la ricerca al posto tuo, quindi ti farò vedere prodotti, store, competitor, le ads attive, come andare a venderlo e le vendite che questi prodotti hanno generato. Ora non voglio farti perdere altro tempo, ti ricordo come sempre che se ti piace questo video di lasciarmi un bel mi piace, iscriviti al canale e fammi sapere anche qui sotto nei commenti qual è il prodotto migliore tra questi 10 che ti piacerebbe di più andare a vendere. Se me lo fai sapere nei commenti ti aggiungo qualche considerazione, qualche consiglio in più, quindi se ti interessa ci sentiamo anche qui sotto. Detto ciò, partiamo subito col primo prodotto di oggi. Ok, il primo prodotto della lista di oggi è una tipologia di prodotti a cui io sono molto affezionato, ma nel senso che poi è quello che funziona. È un prodotto semplice ma altamente efficace e sta generando risultati. Te lo faccio vedere, si tratta di questo. Lo store in sé si chiama onecompress.com. L'idea di questo è un accessorio, un prodotto che come vedi è molto semplice ma con alcune feature aggiuntive. Questa è proprio poi la chiave, una cosa importante per uno store, un prodotto che funziona. Quindi un qualcosa che ha un design lievemente diverso e che risolva un problema. Lo store della nicchia cura di se stesso, benessere, va a risolvere il problema di dolori a quelle che sono per esempio le ginocchia oppure anche alla mano, infatti ha dei diversi prodotti. Comunque il prodotto di base, di punta, che vende di più è proprio questo. Ti faccio vedere anche subito il risultato tracciato con Econ Keys, che è il mio tool di ricerca prodotto. Come vedi ha fatto $125,000 in 7 giorni di tempo, e questo è una cosa che insomma puoi vedere anche come conferma da quelle che sono le ads attive, circa 250 risultati, che sono veramente tanti. Come puoi vedere, infatti, la forza di quello che ti sto mostrando in questo video è anche il fatto che puoi renderti conto da subito di quello che è tutto il materiale attivo, cioè tu sai il risultato che fa questo store, l'esatto prodotto. Ti faccio vedere anche tra l'altro che si trova su AliExpress, per citarti un esempio, ad un costo super basso, per cui anche loro che lo vendono per esempio circa a $30, infatti come vedi 36 euro un pezzo solo, quindi questo lo puoi fare quando costruisci un brand di valore. Comunque tutto questo che ti sto mostrando puoi sapere esattamente con che contenuti vanno a vendere. Contenuti tutt'altro che banali, perché come stai vedendo sono video e foto molto real, molto reali di questo che è un prodotto che sta facendo degli ottimi riscontri. Basso costo, alto valore percepito, prodotto top che sta facendo più di 6 cifre ogni singola settimana. Poi ora passiamo al secondo prodotto. Il secondo prodotto è questo, quindi una spazzola per andare a curare appunto i capelli target femminile. Ora, se mi segui da un po' sai che la nicchia beauty è la mia nicchia preferita e soprattutto è una nicchia su cui escono veramente con estrema costanza prodotti vincenti, ma ultima cosa, la cura dei capelli ha visto nel tempo un sacco di prodotti vincenti. Questo ne è solo l'ultimo esempio, store anche qui che ho trovato da questo video nello specifico, quindi comunque un qualcosa senza numeri pazzeschi che però ha un altro beneficio, quindi prende un concetto vincente, il fatto che è un prodotto insomma portatile con alcune feature anche qui aggiuntive, che però sul mercato non è ancora uscito in modo massivo, soprattutto non nel mercato italiano. Qui ti faccio vedere anche uno store fatto direi discretamente bene da quello che è il competitor principale che lo sta spingendo, quindi come vedi uno store monoprodotto con full focus su questo accessorio, e qui una bella pagina prodotto con anche diciamo una struttura decente, perché ok, i contenuti si possono fare molto meglio, però già nel fatto che ci siano queste GIF ti permette di avere una certezza di contenuti di qualità. Come vedi le foto sono tutt'altro che banali. Questo è un prodotto infatti che puoi vendere anche su TikTok utilizzando l'organico, oppure con una strategia a basso budget utilizzando degli influencer, quindi magari delle ragazze,
ricerche makeup beauty su Instagram e TikTok, ne trovi praticamente infinite, che ti possono fare dei bei contenuti per sponsorizzarti questo bel prodotto. Il prodotto che ti mostro adesso è invece della nicchia giardinaggio, più che altro ti direi anche home design, comunque cura della casa. Si tratta di queste lucine a energia solare per andare a illuminare il giardino. Ora te lo cito perché ho trovato anche alcuni competitor che anche in Italia stanno facendo buoni risultati vendendo delle luci da giardino. A quanto pare è un qualcosa che funziona, e quindi ricordati, io cerco di consigliarti qualcosa che già sta vendendo o che prende spunto da qualche prodotto vincente. Infatti qui ti mostro un competitor su cui puoi prendere spunto, però diciamo che secondo me la forza di questo prodotto è ovviamente l'effetto visivo e anche la precisione con cui esce in questo esatto momento, quindi inizia a far più caldo, la gente passa più tempo all'esterno e quindi è bene magari utilizzare degli accessori con altissimo effetto visivo, come vedi tra l'altro da queste GIF, per migliorare i propri esterni. Infine, come ho trovato questo prodotto? Come puoi vedere, al contrario del classico Facebook, Instagram, TikTok, l'ho trovato da Pinterest. Pinterest è una piattaforma che, se non la conosci, ti permette di andare a vendere più che su un mercato italiano, su un mercato lingua inglese o anche paesi europei come Germania, so che è relativamente sviluppato. Comunque l'ho trovato da qui, quindi comunque un social differente, una piattaforma diversa, con veramente tantissime interazioni. Lo stesso discorso di salvataggio delle foto si chiama Pin, appunto, su Pinterest, e ne ha quasi 70.000, più di 70.000, quindi sicuramente qualcosa che sta portando, insomma, alto interesse nei clienti. E un altro beneficio di questo prodotto è il fatto che ne puoi vendere a set, come sta facendo questo competitor. Puoi vendere set multipli di questo prodotto per massimizzare in modo estremo il valore percepito e il valore per singolo ordine che ti fa una vendita, per anche fare più risultati nel breve termine e nel futuro. Ti mostro invece un altro prodotto e anche per questo ti faccio vedere le vendite che sta andando ad ottenere. Parliamo di crafthub.com. Questa è una categoria di prodotti che a me è sempre piaciuta. Sono andato già a consigliarla probabilmente un anno e mezzo fa, forse qualcosa di più, ma te la ripropongo. Perché? Perché questo store sta facendo un sacco di risultati. Intanto te lo vado a convalidare questa cosa, siamo nuovamente all'interno di HomeKeys. Questo infatti è uno store che è stato aperto nel 2021, il che già ti fa capire la quantità di tempo per cui questo store rimane attivo, e qui puoi vedere che ha 162 prodotti. Infatti, tornando a noi, il vero beneficio di questo store, di questi prodotti, è il fatto che lo puoi tenere veramente a lunghissimo termine. Sono praticamente dei puzzle creati con ulteriori pezzi di animali, pezzi nel senso i puzzle, le forme sono fatte con la forma di un animale, ed è una cosa super interessante perché, se ci pensi, una volta che il cliente finisce il puzzle, ne acquista un altro, ne acquista altri per continuare ad ampliare la sua collezione e quindi per farti ottenere più risultati. Ti faccio vedere una sponsorizzata che ho trovato attiva dall'8 marzo con 31.000 mi piace, più di 31.000, numeri veramente pazzeschi, e qui ti faccio vedere che ha venduto in questi ultimi 7 giorni 11.000 prodotti, con 161 prodotti singoli su 162, quindi vuol dire praticamente ha venduto almeno un pezzo di tutti i prodotti che hanno. Qui possiamo vedere anche le applicazioni, quindi se ti interessa, queste sono le app che sta utilizzando, e poi ti porto fuori come al solito le ads attive, anche qui un sacco, 170 risultati. E adesso arriviamo al valore che sicuramente stai aspettando, e si tratta delle vendite, $120.000 circa negli ultimi 7 giorni, come puoi vedere, quindi anche qui risultati pazzeschi. Puoi filtrare anche sui HomeKeys per quelli che hanno fatturato di più, e come puoi vedere c'è top 10 best seller, questo prodotto che vendono a $120 e che gli ha fatto circa 8k solamente questo prodotto. Geniale, perché qui vanno a vendere insieme i 10 prodotti migliori best seller appunto del loro store, proprio per il discorso che ti facevo prima. Alla fine ha senso che il cliente base non ne compra uno e poi sparisce, ma ne compra un po' di più, magari il puzzle lo finisce in un giorno, quindi ha senso venderne appunto più pezzi. Altro prodotto pazzesco che puoi vendere con praticamente qualunque social. Ti do uno spunto su TikTok, secondo me un video figo che può andare anche virale è un video tipo ASMR, dove magari ti metti lì a riempire, completare questo puzzle facendo sentire, no, l'effetto di completamento del puzzle stesso, del fatto che ti metti, no, a mettere al posto giusto i pezzi del puzzle, o comunque fai tanti video dove fai vedere i pezzettini, no, con gli animali, completi questo prodotto. Può essere qualcosa di veramente molto molto attivo. Dopodiché ti faccio vedere anche con PPSpy. Con PPSpy puoi vedere le vendite e, come stai vedendo, effettivamente ogni minuto praticamente genera dei risultati. Prodotto pazzesco che ti vado a consigliare anche qui per un'ottica a lungo termine. Ora, tornando sulla nicchia cura della casa, accessori proprio per la casa, ti faccio vedere un altro accessorio per il lavandino, per il rubinetto. Questo genere di accessori sono super interessanti e li ho già visti funzionare più volte. Questa ne è una versione che conoscevo già relativamente, ma che non ho mai visto girare troppo, diciamo. Quindi quando trovo questi prodotti qui mi interessa sempre, dopodiché ti faccio vedere anche perché lo reputo un winner. Comunque mi interessano sempre perché sono semplici, costano poco, hanno un alto valore percepito
risolvendo un problema e anche come effetto wow puoi crearci degli ottimi contenuti. Questo è un filtro per lavandino che ti permette di avere diversi utilizzi, è rotante e ha delle modalità appunto di proprio di pressione, no, di rilascio dell'acqua differenti. L'ho trovato anche questo facendoti vedere comunque il social proof di una sponsorizzata con circa 6.000 mi piace, quindi nuovamente anche qui vediamo feedback positivi, cioè interazioni positive, e anche nei commenti puoi trovare dei per esempio quando ci sono già queste foto, quindi social proof aggiuntivo da contenuto, è comunque insomma un ottimo feedback nuovamente per il fatto che qualcuno l'ha preso, si è trovato bene e va a commentare. Poi ti faccio vedere anche appunto lo store che lo sta vendendo. Ovviamente questo è uno store molto generale, magari un fornitore che lo vende anche qui all'ingrosso, non lo so, diciamo che anche questo però ti fa capire il fatto che è un prodotto che funziona fatto oggettivamente molto male, nel senso uno store generale con un sacco di prodotti molto random. Quello che ti consiglio di creare è un qualcosa di invece più solido, andare a strutturare qualcosa di concreto su questo qui, che è un accessorio, ripeto, semplice ma che funziona, che le persone comunque hanno bisogno di acquistare, è un qualcosa che può sicuramente darti degli ottimi riscontri. Prezzo basso, ottimale anche se è un budget ridotto, per posizionarlo tra i 19 euro, secondo me già è qualcosa che insomma può avere molto senso. Prima di farti vedere il prossimo prodotto e andare avanti con la lista, voglio farti sapere una cosa importante. In questo esatto momento sta per uscire un aggiornamento del mio corso Dropshipping Keys 3.0, lo trovi qui sotto in descrizione. Ad oggi trovi all'interno più di 170 video, il gruppo privato di supporto, le live settimanali di Q&A e coaching, un caso studio di crescita organica con TikTok, liste di agenti, temi, template, un sacco di materiale. Ma appunto stiamo lavorando ad un aggiornamento che è in uscita molto molto presto, che comprende più di una decina di nuove lezioni e che unisce anche l'intelligenza artificiale per trarre il massimo proprio dal business di dropshipping, più ulteriori aggiornamenti lato Facebook Ads, strategie, setup di quello che è lo store e molto molto altro. Te lo dico e te lo cito nuovamente perché se sei interessato a partire con uno store in questo momento, trovi il link qui sotto in descrizione, e sappi anche che nel momento in cui sei all'interno del corso non pagherai per gli aggiornamenti futuri. Chi infatti si trova all'interno nel momento di uscita riceverà tutto quello che ti ho citato totalmente gratis. Detto questo, ti lascio però al continuo del video. Un altro prodotto che ti faccio vedere invece è questo, un accessorio nicchia baby, quindi bambini, per la stampa del proprio nome su quelle che possono essere maglie, calze, giocattoli, quaderni, qualunque cosa. Prodotto interessante che ha un basso costo su AliExpress, costa 5 euro qui più circa la spedizione, diciamo arriva a costare sui 10 euro, però ha un alto impatto emotivo. Anche qui il fatto che comunque lo useranno magari per il grosso i genitori, però il fatto di personalizzarlo è un'altra componente molto forte di ogni prodotto, che ti giustifica sia una tempistica magari un po' più lunga di spedizione perché il cliente sa che quello è un prodotto che deve essere personalizzato, e poi però è proprio qualcosa che anche come impatto nelle creative, nei contenuti, quindi torniamo sempre lì, ha un forte gancio su quelli che sono i clienti e visitatori. Ti faccio vedere anche qui lo store che lo sta vendendo con ottimi risultati, adesso te li vado a rivelare, e è uno store su cui come puoi vedere vanno proprio molto specifici su questo discorso, più ci uniscono anche il discorso educativo. Quindi come puoi vedere abbiamo tutti questi giocattoli categoria Montessori, che appunto sono una categoria molto molto forte che già ti ho citato nel passato. Arrivando a noi, questo è il prodotto specifico, quindi quello che puoi fare è personalizzare la tipologia, poi l'iconcina e il nome, non lo so, mettiamo il mio nome Samuele, quindi qua sotto puoi vedere proprio la preview, quindi iconcina più il nome. È un qualcosa, ripeto, che ha un gancio secondo me fortissimo e sensato anche per l'acquisto multiplo, per prendere diversi colori o magari perché una famiglia ha più bambini e quindi ne comprano più pezzi. Ti faccio vedere nuovamente le sponsorizzate che stanno utilizzando, e come ti dicevo anche qui ormai dovresti aver capito quello che è proprio una linearità dei contenuti che oggi funzionano, quindi video, immagini molto reali, prendere una persona unica che ti crea tanti contenuti come fosse un cliente che lo consiglia ad altri clienti, è qualcosa che oggi è fondamentale per poter fare ottimi risultati e andare anche a scalare. Ti faccio vedere infine, per completare, che l'ho tracciato e lo sto tracciando tuttora anche con Ecom Keys, 1738 vendite negli ultimi 6 giorni per 25.000 dollari circa in vendite, risultato veramente eccezionale. Ti faccio vedere, ti faccio notare un'altra cosa, se tu filtri per il fatturato, praticamente il prodotto che ha fatto più vendite è la ricarica di inchiostro. Questo vuol dire che comunque tu questi utenti che oggi ti comprano lo stampino si trovano bene, o comunque è un qualcosa che poi finisce l'inchiostro, devono ricomprarlo. Magari qui vai a marginare poco, ma questo è uno store che fa praticamente 10.000 dollari in 6 giorni di tempo in automatico di clienti del passato, e questo probabilmente è una cosa che si porta dietro da tantissimo tempo. Non so quali siano le tempistiche, ma se lo vendi anche una volta ogni 2-3 mesi hai dei guadagni passivi da dei clienti che hai convertito una volta ma che continuano a generarti risultati. Per completare
info su questo prodotto. Se vuoi utilizzare anche tu la stessa applicazione per offrire la variante specifica di selezione dell'iconcina e del testo per i tuoi clienti, per farlo in modo facile questa è l'applicazione possibilmente migliore che puoi usare. Come puoi vedere, infatti, puoi creare tu stesso infinite opzioni, quindi varianti personalizzate del prodotto in questo modo, quindi esattamente come lui ha creato le iconcine e il testo personalizzato, è esattamente quello che puoi vedere qui dentro. Ora, parlando della categoria giardinaggio, ti faccio vedere un prodotto veramente fortissimo che già conoscevo nel tempo, ma che nuovamente ho visto uscire da molto poco. Si tratta di questo, che è praticamente un prodotto che magari vedi molto avanzato, però ripeto, in questo momento le persone vanno più, stanno più all'esterno, devono utilizzare o devono trovare qualcosa per ottimizzare il proprio giardino. Prodotto che ha un basso costo, alto effetto wow per l'effetto stesso del prodotto e alta risoluzione di un problema. Prodotto che poi sulle sponsorizzate è attivo da circa un paio di mesi con 12.000 mi piace, e ti dico, questa è una cosa che esce praticamente ogni anno. Ogni anno io vedo questo prodotto che esce in questo periodo e funziona un sacco. Nel mercato italiano non l'ho potenzialmente mai visto spingere, secondo me è qualcosa di veramente eccezionale. E ti faccio vedere anche lo store che lo vende, vendita in USA, $37, che secondo me è un po' altino, ma su uno store di nuovo pessimo, che comunque sta generando risultati. Ulteriore prodotto vincente, ulteriore prodotto che gira da un po' di tempo, probabilmente in Italia molto ignorato perché per esempio io non l'ho mai visto girare granché, ma che ho ritrovato da infinityhoop.com, che è questo store che sta facendo ottimi risultati. Qui te li faccio vedere subito, 3.476 vendite in questi ultimi 4 giorni per un totale di circa $150.000 in vendite. Questo è un prodotto, se non lo conosci, un Hula Hoop 2.0, diciamo così, fatto appunto in modo diverso, e la cosa interessante appunto di questo store è che vanno su il dimagrimento, nel senso che ho visto questo prodotto già nel passato, spesso era su mettiti in forma, utilizzalo durante l'estate, prova costume eccetera eccetera, ma mai sul discorso magari specifico sul dimagrimento, cosa che comunque questo store invece sta andando a fare. Anche qui lo puoi trovare su Facebook Ads, libreria delle inserzioni, di nuovo video UGC, che vuol dire video reali creati da un utente che lo sta consigliando, con una cosa fondamentale che è la tipologia proprio di vendita di questo prodotto, nel senso quello che sono andati a fare loro è proprio comunicare su quella scia appunto del dimagrimento, di perdere magari X per esempio taglie dei pantaloni come vedi qui, e questo esatto link infinityhoop.com viene venduto che sia dal brand specifico che sia totalmente, quindi da altri dropshipper che lo stanno spingendo, per più di 680 risultati nelle ads, che sono veramente veramente tanti. L'altra cosa ovviamente è che, come puoi vedere, questo è uno store, è investito del tempo per creare un sito appunto fatto come si deve. La cosa però che puoi vedere costantemente qui è la quantità di social proof, quindi mostrare clienti che lo stanno utilizzando, e qui ti faccio notare, non ti servono clienti per farlo anche tu, prendi il prodotto, prendi 2-3 amici, amiche, e li fai creare dei contenuti. Questo andrà a comunicare ai tuoi clienti molta più professionalità e realtà rispetto a dei contenuti molto classici che magari trovi da un fornitore. Prodotto in vendita a €65, secondo me veramente tanto, perché su AliExpress trovi questo prodotto sui 12-15 euro circa se vai a calcolare la spedizione, comunque un qualcosa che loro possono permettersi di fare per il grosso brand che hanno costruito. Tu puoi venderlo a un prezzo minore, lavorare bene di video UGC e ottenere ottimi risultati. Ora invece, sempre stando su qualcosa di semplice ma che funziona, andiamo sul discorso gioielli e bracciali. Quando qualcuno mi chiede se ci sono dei prodotti, dei bracciali che vado a consigliare, bracciali, collane, insomma gioielli, cerco sempre di dire sì, vanno benissimo, ma devi trovare qualcosa di particolare o fare un bel lavoro. È l'esempio di questo, che è un prodotto, insomma praticamente sono due bracciali per coppie che si vanno poi ad unire con questi ganci, c'è anche la chiave, c'è il simbolo del lucchetto, del cuore, tante feature, e poi se vedi anche le foto effettivamente sembra qualcosa di altissima qualità, probabilmente lo è anche, e poi ci sono già le foto stesse che sono fatte veramente molto bene. Infatti c'è uno store che si chiama Hertz Valley Jewelry che ha preso proprio questi contenuti e ha cercato di fare qualcosa di alto valore. Stanno vendendo infatti a $39 questo esatto prodotto appunto, con una pagina comunque semplice, però che quando la guardo anch'io mi comunica effettivamente un qualcosa di molto semplice, molto pulito, molto clean, ma efficace, dritto al punto, e che comunica estrema professionalità. Anche qui ti faccio vedere quelli che sono i risultati, 130 ads attive, e ci tengo anche a farti vedere anche qui i contenuti effettivi che sta usando, quindi come vedi video super semplici ma che vanno diretti a quella che è la qualità, la semplicità del prodotto e l'impatto emotivo che portano quando li vai a regalare. Per completare il cerchio, anche questo è uno store che sono andato a tracciare e ha fatto circa $20.000 in 6 giorni di tempo, quindi un altro
store, te lo mostro perché funziona, sta facendo vendite. Questo è un sito che banalmente da un costo di 12-13 euro circa di costo di prodotto vendono a 39 dollari, quindi con un ampissimo margine, solo perché hanno strutturato qualcosa di valido. E soprattutto, ripeto, non ignorare il grosso del lavoro che è fatto sulla creazione di video ad altissima qualità, video originali e video che vanno diretti sul beneficio che porta questo prodotto. L'ultimo prodotto che ti faccio vedere per questa lista invece è un prodotto un po' avanzato, diciamo così. Sembra interessante, lo è sicuramente, il problema è che ovviamente dovresti venderlo magari in una fase più avanzata. Te lo mostro lo stesso perché è un prodotto assolutamente nuovo e di una categoria che è la nicchia fitness, dove non esce così tanto materiale secondo me. Si tratta infatti di questo, che è un rullo per esercizi addominali, come viene chiamato qui, e come puoi vedere è qualcosa di avanzato, soprattutto per il prezzo. Costa alla fine 30-32 euro, quindi insomma è un qualcosa che onestamente porta dei limiti sulla possibile vendita che puoi fare, nel senso che maggiore è il prezzo di vendita dei tuoi prodotti, maggiore è la difficoltà per poterlo appunto testare. Comunque i contenuti anche qui sembrano un prodotto di altissima qualità. Andiamo su quello che è lo store che sta vendendo a 55 euro, quindi comunque un pricing abbastanza limitato che ti darebbe un profit anche abbastanza ridotto per il prezzo appunto di vendita stesso, ed è uno dei pochi store che ho trovato attivi, ma appunto attivo nel senso che, come puoi vedere qui, è attivo dal 7 giugno e ha 1400 like circa. Prodotto sicuramente interessante, probabilmente se sei alle fasi iniziali non te lo consiglio per quello che riguarda il costo. Se invece vuoi costruire un brand solido, andare su un prodotto, quindi un discorso one product specifico, e investire del tempo anche per lavorare magari a questa nicchia, che è qualcosa che ti interessa particolarmente, è sicuramente un prodotto molto particolare da approfondire. Prima di salutarti voglio farti vedere anche un prodotto bonus. Si tratta di un prodotto bonus più che altro perché ha un costo troppo alto e probabilmente è qualcosa che questo determinato store appunto ci ha creato un brand effettivo, quindi hanno proprio una loro tecnologia di base, probabilmente un brevetto, non lo so. Io te lo faccio vedere perché secondo me è pazzesco come prodotto, e poi magari trovi qualche versione differente, quindi ti do uno spunto per fare un po' di ricerca. Comunque si tratta di questi, quindi altri bracciali un po' come quelli che ti ho fatto vedere prima, che però funzionano così: lo indossi tu, lo indossa la tua ragazza, il tuo ragazzo. Quando tu clicchi sul tuo bracciale al centro, chi ha l'altro bracciale, anche a distanze molto ampie come vedi qui, vede, sente una vibrazione e vede che si illumina. Prodotto, ripeto, pazzesco, come nell'ottica di regalo anche di alta qualità, perché poi come puoi vedere qui sì, l'ho trovato da AliExpress, ma costa 106 euro, quindi qualcosa insomma che ti richiede anche qua di una struttura abbastanza diversa. Trovato anche questo comunque su Pinterest, come puoi vedere, con buone interazioni, e qui fa vedere proprio la creazione di questo contenuto, quindi si illumina, no? Va a vibrare, a pulsare questo bracciale, con l'idea che l'altra persona in quel momento ti sta pensando o comunque sta interagendo anche allo stesso momento. Prodotto pazzesco, ripeto, se trovi qualcosa di carino con cui puoi utilizzare questa strategia sarebbe un prodotto molto molto figo. Per ora questo era quanto. Bene, per questo video era tutto, io spero veramente che questo contenuto ti sia piaciuto. Come hai potuto vedere, ti ho fatto vedere prodotti di nicchie, budget e categorie molto diverse tra loro, proprio per darti modo di trovare almeno un prodotto vincente. Sono sicuro che tra questi almeno uno adatto a quello che vuoi fare, ad andare a vendere, o se non hai idee prendi uno di questi, vallo ad analizzare ancora un attimino e poi parti e fai azione con il tuo store. La differenza è sempre quella: dal guardare il video, vedere dei bei prodotti, a prenderne uno, creare uno store, poi è lì che c'è la differenza tra chi fa zero e chi fa risultati. Detto ciò, grazie nuovamente della visione e noi ci vediamo al prossimo video.